Molto bene, ascoltatemi. Abbiamo circondato l'unica casa della zona che Babbo Ladrone non ha ancora visitato. È l'ultima occasione per acciuffare quel furbastro, ma quando verrà giù dal camino, aspettate un mio segnale. Sei in posizione, Hightower. Tutto... Tutto a posto, figliolo. Come va, Lee House? Bene, signore, spero solo che si faccia vivo in fretta. Sto congelando. Aoni? Presente in tutti i sensi. Molto spiritoso. Jones? Tutto ok. C'è qualcuno sul tetto. È arrivato Babbo Ladrone. Avanti, amico, vedrai che bel pacco regalo ti abbiamo preparato. Ferma tutto! Arrivano dei bambini. Ehi, ragazzi, guardate com'è triste questo pupazzo di neve. Dad, non farlo. Finiremo nei guai. Non devono scoprire che siamo in giro. Questo è il grande vantaggio di essere orfani, Ginny. Nessuno si preoccupa di dove sei. Ehi, ma come ti permetti? Che cos'è stato? Wow! Gli sbirri! Ma io non ho dato nessun segnale! Attenti! È l'abominevole pupazzo delle neve! Ehi, aspettatemi! Capitano, tutto bene? Mi hanno aggredito tutti insieme. Dovevano essere più di 20. Chi va là? Oh, peccati. Preso! Qualcuno accenda la luce! Potevi dirmi che l'avevi tu. Ti divertivi tanto? Controllerò il camino. Su, dammi una spinta. Signore, forse è meglio che ci pensi io. Oh, niente da fare. Sono io che decido. Quindi dammi una spinta. Ecco la spinta. E inoltre hai diritto a un mucchio di carbone per essere stato un cattivo bambino. Ehi, sono bloccato. Ehi! Switch e Zed hanno fermato dei ragazzini. Andiamo a controllare. Non potete arrestarci per aver tirato una palla di neve. Infatti non siete in arresto. Vi riportiamo a casa vostra. Noi non abbiamo una casa. Siamo orfani. Oh, è terribile. Bene, allora sirene spiegate all'istituto. Per favore, mentre andiamo posso imboccare la mia letterina. Questa qui crede ancora a Babbo Natale. Sciocchina, non esiste un tipo del genere. Non vi credo, Babbo Natale c'è davvero. Ah sì? Allora perché non ci ha mai portato dei regali? Cosa dice? Non esiste Babbo Natale? Hai sentito? Mai un regalo. Questa brutta abitudine sta per cambiare. Mi dispiace che vi abbiano creato dei problemi, ma per loro Natale è un momento molto difficile. Qualcosa mi dice che quest'anno sarà diverso, signorina Morse. Ma Oni, non ti dimenticherai di spedire la mia letterina a Babbo Natale? Consideralo già fatto, Ginny. Uno di noi si vestirà da Babbo Natale e gli porteremo i regali alla vigilia. Ma non dite niente a nessuno, dovrà essere una sorpresa. Rilassati, chi altro vuoi che ci pensi? Io? Io farò Babbo Natale. Che idea originale! Ginny, vuoi essere realista? Babbo Natale domani non verrà. Non verrà nessuno. Proprio nessuno. Ti dico di sì, Dolly. Io so che verrà. Ci devi solo credere. Credere in un vecchio grassone con delle renne che volano? Ma Oni mi ha detto che esiste e io gli credo. Lo cercherò e ve lo dirà lui. Ma Oni! Dove sei? Maoni, sei tu? Quella marmocchia ci ha visto. Vieni qui, carina. Oh! Aiuto, Maoni, dove sei? E tu chi sei? Sono il comandante Lazar della scuola di polizia. Stanno rubando dei televisori ai grandi magazzini ricconis. Prima c'era un camion proprio qui.
Vuoi dire forse che hanno rubato anche un camion? Comandante, ricordati di non dimenticarti di dire a Maoni che ho visto i ladri. Ladri? Oh, sì, 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 certo. Ma certo, glielo dirò. Io ho un'ottima memoria, Jenny. Io mi chiamo Ginny. Grazie, comandante. È stato un piacere. Buonanotte, Johnny. Ginny. Il capitano Harris non... Oh, un attimo. Dov'è il capitano? Non lo so. Pensavo che fosse ritornato con lei. Con me? Ma io pensavo che fosse con voi. Vuoi dire che è ancora in quel camino? Sono uscito e non certo grazie a voi, idioti! Sento puzza di maiale bruciato. Al fuoco, al fuoco! Fermati, pezzo di idiota! Oh, santo cielo! Dammi quell'affare! Capitano, cosa sta succedendo lì? Niente, signor Ricconis. Come dice, un furto ai magazzini. Le mando subito qualcuno. Wow, però non molli, capitano. Voi due andate ai grandi magazzini, Ricconis, e in fretta. Sono arrivato in un brutto momento. Ci scusi, signore, c'è stato un furto ai magazzini Ricconis. Ah, Ricconis, questo mi ricorda qualcosa. Che cosa, signore? Chi lo sa? Oh, beh, ma mi verrà in mente. Mi hanno rubato altri 20 televisori stanotte e quando succede voi poliziotti non ci siete mai. Si calmi, signor Ricconis. E chi oltre a voi ha la chiave di questo posto? Solo il signor Tao, il direttore. Spero che non abbiate dei sospetti su di me. No, vogliamo solo sapere se è sicuro di aver chiuso ieri sera. Certo che ho chiuso il negozio. Che razza di idiota pensate che io sia? Non so, ce ne sono di tanti tipi. Cosa? Mi sta dando del... Mi scusi, signor Tao. Quell'orfanella è ritornata e ha portato qui i suoi amici. Se vuole la mia opinione, sono quei ragazzi che ci derubano. Ma quella la conosco, è Ginny. Secondo me si nascondono nel magazzino e quando abbiamo chiuso rubano quello che vogliono. Le accuse bisogna dimostrarle. Freddy, mandali via. Scommetto che Babbo Natale viene a rifornirci qui per i regali. Ok, testona, se vedi il vecchio panzone vincerai un lecca-lecca. Ehi, ehi voi! Calme, ragazzi! Fermati, teppistello! Questo le donerà molto al viso. Prendimi se ci riesci! Caduto! Alzati, devi acciuffarli! Ebbene, dove sono andati? Ma chi, scusi? Quei piccoli ladruncoli! Scommetto che sapete benissimo dove sono! Accuccia, Jones, se n'è andato. Grazie per averci salvati. Voi siete buoni. E io so bene che voi non rubereste niente. Mahoney, tu credi a Babbo Natale, vero? Ma certo, Ginny, non è lui quello là. Mahoney, quello è soltanto uno dei suoi aiutanti. Un poliziotto bravo come te dovrebbe saperlo. Beh, ogni tanto sbaglio anch'io. Io dico quello vero, quello che abita al Polo Nord e porta i regali a tutti i bambini del mondo. Cioè... quasi a tutti. Non preoccuparti, dolcezza, si ricorderà anche di voi. Te lo prometto sulla mia divisa. Oh, beh, allora se lo dice lui, quasi quasi ci credo. Anch'io. Ma signor Ricconis, beh, è la vigilia di Natale, beh, non posso mandarvi 9 agenti a sorvegliare il magazzino. Abbiamo in mostra una preziosa collezione di diamanti e con quei ladri in giro esigo la massima protezione. Sì, signore. Ho giusto sotto mano 9 poliziotti a cui rovinare la festa di Natale. Ah, finalmente, ecco qua. Ah, sarà una vigilia memorabile. Mi immagino già la faccia di quei ragazzi quando entrerò vestito da Babbo Natale. Tu? Ma come? Pensavo di travestirmi io. E io sono più bravo di te, Jones. Senti qua. Oh, 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 oh. Buon Natale a tutti! No, 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 non funziona. Sta a sentire. Allora, dove sono i bravi bambini? Ho qui una slitta carica di regali. Tony? Jones? Oh no, il capitano. Quello vuol farci lavorare stanotte. Gambe! Mi sembra di sentire dei campanelli e delle renne. Forse sto lavorando troppo. Ah, Maoni e Jones hanno altri progetti. Se ne accorgeranno.
Non so, Ux, sono troppo alto per fare Babbo Natale. Ma Daisy, non sono abbastanza alta e poi riesci a portare il sacco. Ah, ci siete dentro anche voi. E chi ha parlato? No, Seth, io sarò Babbo Natale. No, tu devi fare la slitta. Mi ho fin sopra i capelli di fare la slitta. Questa volta voglio fare Babbo Natale. Lo puoi scordare. Chi aspetta la luce? Non ci sto, professore. E questo è il costume più grande che ho trovato. Ouch! Molta gente ha bisogno di un cuscino per fare Babbo Natale. Tu hai bisogno di una dieta. Scordatelo, Tak. Non sei il tipo da Babbo Natale. Perché no? Ho un sacco pieno di regali. E che razza di bambino chiede delle munizioni in dono? Io l'ho sempre fatto, ogni anno. Tackleberry, Callan, dove siete? Mi voglio in servizio questa sera! Oh, no, non stasera! Qui ci vuole un fumogeno! Ma cosa diavolo... Ah, capisco quello che sta provando, Capitano Harris. Il Natale è un periodo così carico di buoni sentimenti. Anch'io mi commuovo. Ho io la soluzione. Ciascuno di voi può fare Babbo Natale. È il vero spirito di questo Natale. Così potremo consegnare questi doni. Non vi serviranno, perché è da ricconi sei grandi magazzini l'unico posto dove farete Babbo Natale. Per cui metti subito su un bel... Ma signore, era una sorpresa per i bambini. Sarà meglio che prendiamo in fretta quei ladri, vero? Tutti vestiti da Babbo Natale. Magnifico, ci sarò anch'io. Dove avete detto che è quell'orfanotrofio? Questi diamanti valgono $1,000,000. Sparpagliatevi nel magazzino e occhi aperti. Sentito cosa ha detto? Ginny, tu che ci fai qui? Mi sono appena ricordata di una cosa su quei ladri che state cercando. Sai, quelli che ho visto ieri notte? Che cosa? Hai visto i ladri? Cosa? I diamanti sono spariti! Ok, ragazzi, bloccate le uscite, perquisite tutti! Ah, ho trovato il nostro ladro! Arrestate questa bimba! Capitano, Ginny è innocente. Io suppongo che il diamante sia saltato da solo nello zaino. Non preoccuparti per me. Trova il ladro che ho visto, quello col dente d'oro. Chiudiamola in ufficio finché non prendiamo gli altri. No, Harris non sa cos'è lo spirito natalizio. Oh no, che sbadato. Mi sono dimenticato la letterina di Ginny. Ma prima andiamo a parlare con Ricconis. Conosco quei ragazzi, non hanno certo rubato loro i diamanti. Giovanotto, non ho tempo per discutere di... Non hanno mai ricevuto regali, ma non è questo che gli interessa. Per loro è importante stare insieme e trovare qualcuno che gli voglia bene. Sono degli orfani e l'affetto è l'unica cosa che desiderano. Io non ho mai sentito niente di più triste in tutta la mia vita. Vorrei aiutarvi, ma è sparito $1,000,000 in diamanti. Non posso lasciarla andare solo perché racconta di un misterioso uomo dal dente d'oro. Vorrà dire che noi lo troveremo. Io volevo solo aiutare Maoni. E ora voglio solo tornare a casa dagli altri. Un'altra bella vigilia di Natale. Siamo stati sciocchi ad arretta a Ginny. Quest'anno non è diverso dal solito. Sì che lo è. È molto peggio. Oh, salve, cari colleghi a quattro zampe. Per caso avete veduto delle renne qua in giro? Se no, che Natale sarebbe senza renne? Oh, oh. Oh. Dei cani renne! Perché non ci ho pensato prima? Quello era l'ultimo cliente. Temo che lei abbia ragione. Sembra che sia Ginny il ladro. E sapevo che alla fine l'avrebbe ammesso. E io sapevo che questa notizia l'avrebbe fatta sorridere, quindi la dichiaro in arresto. Per che cosa? Per colpa del suo dentista. Quella capsula d'oro è un po' troppo vistosa. Freddy, il nostro
miglior venditore, ma allora anch'io potrei essere un ladro. E infatti siete complici. Lei ha la chiave del negozio ed era vicino ai diamanti quando si è spenta la luce. Hai Tao? Vedi se c'è dell'altro nelle capaci tasche del signor Tao. Grazie. Bloccate l'uscita, li prenderemo. E ora come ce la filiamo? Non temere, conosciamo questo posto meglio di loro. Avviso a tutti gli inquirenti. Ladri di marca Freddy e Tao in offerta speciale al secondo piano. Questo darà un taglio al loro slancio. Ehi, l'avevo noleggiato! Mordi questo confetto! Suggerisco una ritirata strategica! Acchiappiamo quel bel tacchino natalizio! Ah, bravo, Freddy! Metti giù quell'arnese! Oh, no, non me lo farò ripetere due volte! Ma non so nuotare! Coltricicla, sono una bestia! In fretta! Pedala più in fretta! Oh! Mettiti giù! Oh! La prossima volta parrò per te! Sono sicuro che Tao è qui. Che cosa facciamo, Jones? Un po' di musica aiuta a riflettere! Brutta fine, divorato da una scala mobile! Sono tutti fuori gioco, filiamo! Ma è bloccato! Mi dispiace, ma avete sbagliato i conti, signore! Facci uscire di qui, in fretta! Se insistete! Molte grazie, ottimo negozio, ne paghi uno e ne prendi due! Signor Tao, Freddy, vuol dire che i miei stessi dipendenti erano i ladri. Certo, esatto. E ora che ne direbbe di scusarsi con Ginny? Sì, ha ragione. Per fortuna i Tao li ha presi. D'ora in poi chiamatemi Super Babbo. Ops, e forse ho esagerato un po'. Ascolti, signor Ricconis, a noi servirebbero dei giocattoli per quegli orfanelli e visto che abbiamo risolto il suo caso... Va bene, d'accordo, che uno di voi scelga pure. Ai Tao, fatti sotto. Non credeva che potessi portar via tanta roba. Non lo credevo neanch'io. Credi che si sia ripreso? No, ci vorrà un po', ma House l'ha messo nel reparto materassi. Così starà più comodo. Ehi, non riesco a trovare Ginny. È scappata. Non può che essere tornata a casa. Andiamo, dobbiamo ancora festeggiare la vigilia con i ragazzi. Buon Natale! Qual è l'indirizzo dell'orfanotrofio? Sono triste, credevo di aver trovato Babbo Natale e un amico. A tutti un buon Natale, a tutti un buon Natale, a tutti un buon Natale! Sono loro! Un buon Natale a voi! Buon Natale, ragazzi! Questo non lo dimenticherò mai! Buon Natale! Ehi, ragazzi, ma è lui, è Babbo Natale! Su, Sansone, forza, Oliver! Su, Fulmine, dovete farvi onore! Su, Schizzi, avanti, Peperito! Ehi, Ginny, avevi ragione! Quello è Babbo Natale! Già, e anche se lui non fosse quello vero, adesso sono convinto che Babbo Natale esiste! Buon Natale a tutti e a tutti un mondo di pace e di felicità!